Papa Francesco arriva nel cuore martoriato dell'Africa, la Repubblica Centrafricana che ancora subisce gli strascichi della guerra civile, come pellegrino di pace e si presenta come apostolo di speranza. Nel Palazzo La Renaissance il pontefice incontra il capo di Stato di transizione Catherine Samba Panza e poi la classe dirigente e il corpo diplomatico nel cortile del palazzo. Il saluto della Presidente non è di circostanza, ringrazia il Papa per la lezione di coraggio e determinazione per aver confermato il viaggio nonostante la situazione non stabile nel paese. È la vittoria della fede sulla paura, dice, e poi chiede il perdono del Papa perché le ultime violenze sono apparse come commesse in nome della religione da gente che si professava credente, ma che ha ucciso, distrutto luoghi di culto e si è macchiata di ogni sorta di atrocità. Il pontefice riconosce che il paese si sta incamminando gradualmente, nonostante le difficoltà, verso una normalizzazione ed elogia gli sforzi compiuti dalle autorità nazionali e internazionali nel guidare il paese in questa fase. Quindi auspica che le vicine elezioni possano consentire al paese di intraprendere serenamente una nuova fase della sua storia.